mettiamoci quindi insieme per creare le famose scatolette in legno o in cartone, naturalmente vanno bene altrettanto, innevate, con paesaggio innevato. Vi spiego questa soluzione, questa è più problematica per il fatto del polistirolo che tende a cadere dopo qualche giorno, non più, però i primi giorni vi troverete invasa la casa di polistirolo. Comunque, ok, quindi abbiamo bisogno di scatolette o di legno in cartone, e pasta neve, questa malta effetto, non aveste questa naturalmente, silicone e neve istantanea, ok? Non aveste polistirolo a disposizione, queste scatolette con la neve istantanea che è velocissimo da creare, e vi trovaste in casa un po' di polistirolo, niente paura, dentro al frullatore e frullate il tutto a velocità massima, vi troverete la vostra neve istantanea, naturalmente non utilizzatelo poi per fare alimenti, insomma, per frullare alimenti, a meno che non lo laviate veramente bene. Ok, quindi abbiamo bisogno poi della carta di queste, diciamo, casette. Tutto questo materiale io l'ho trovato presso la mia ferramenta di fiducia, Maria Grazia Maruccio, veramente una persona splendida, oltre che una grande creativa. Spero di collaborare con lei prossimamente per creare un tutorial sempre per voi, e un tutorial carino, insomma. E queste le trovate così, le dovete soltanto ritagliare e con della colla caldo, naturalmente, quindi importante la colla caldo, le applicate come ho fatto io, oppure come ho fatto io nel tutorial, e le incollate e poi invece di usare la colla caldo sopra la pasta neve, le inserite all'interno della pasta neve fresca. Una volta poi che la pasta neve si asciuga, rimane intatto, non si muove, non si muove, vedete, il paesaggio rimane lì. Poi avete bisogno naturalmente di acrilico, questo è un rosso e ho utilizzato anche il marrone, e per ricreare questo colore, diciamo, un po' più scuro, non mi piace il rosso, poi voi valutate, quello che piace a voi va benissimo. Poi avete bisogno di forbici, taglierine naturalmente per tagliare queste schede con dentro le case, e poi naturalmente anche questi pini. Li trovate sempre nei negozi di hobbistica di varie grandezze a seconda della scatola che dovete riprodurre, più grandi, più piccoli, insomma. Avete bisogno naturalmente di brillantini caso voleste crearla come questa, un po' brillantata. Ok? Perfetto, penso di aver detto tutto. È importantissimo, io vi do un consiglio, ma veramente col cuore, perché mi è successo ed è successo anche ad altre persone qualche anno fa che avevano riprodotto il paesaggio invernale. Allora, una volta che fate asciugare la pasta neve, è possibile che la pasta neve diventi rosa. È possibile, voi direte come mai? Non lo sappiamo, non abbiamo risolto questo problema, però l'abbiamo risolto in questo modo, in Maria Grazia, applicando un ulteriore strato di pasta neve. Quindi fate asciugare il primo, riapplicate la pasta neve, questa, e lasciate asciugare, vedrete che non avrete poi più il problema. Ok, questo è veramente importante, non l'ho detto nel tutorial, lo dico adesso proprio all'inizio mentre vi spiego il materiale, perché vi può succedere, è successo a tante persone, quindi perché speriamo che a voi non accada, ma se dovesse accadere sapete come risolverlo. Ok, quindi iniziamo immediatamente col tutorial. Una precisazione: non dovesse trovare queste casette, non sempre sono facili da reperire, queste, il resto sì, assolutamente sì. E io ho fatto un disegno e l'ho praticamente scannerizzato, messo su Facebook, c'è proprio una cartella, si chiama Album Schemi. Voi potete andare sulla mia pagina Facebook e scaricarla, così potrete ricreare le vostre casette. Utilizzate un cartone di uno spessore, insomma, non il classico foglio di carta, bensì un cartoncino, e potrete così ricrearvi le vostre casette dipingendole poi come meglio credete, insomma, ok? Ecco, questo ci tenevo a dirlo, che state sereni, serene, potete lo stesso crearlo il paesaggio innevato, anzi sarà ancora più particolare, più, insomma, personalizzato, facendolo in questo modo, naturalmente. Allora, la prima cosa da avere a disposizione è una scatoletta, può essere questa come questa qui in legno, o dopodiché la prima cosa che bisogna fare è
anche carta igienica, quindi non è necessario avere chissà che materiale. Quindi bagnate un po' la carta igienica in questo modo e l'applicate con della colla, va benissimo, io sto usando quella vinilica, sopra futura base del paesaggio, e perché bisogna creare un po' i rilievi, ecco. Altrimenti, se applicate la malta o la passaneve o qualsiasi altro prodotto per dare, diciamo, l'effetto neve, non avrà questi rilievi, insomma, verrà abbastanza piatta e quindi non bene. Quindi voi procedete così, dovete fare diversi strati a seconda di quanto lo volete alto il rilievo, insomma. Quindi questo è un primo strato che io ho creato e poi voi piano piano ne aggiungete degli altri. In questo modo. Quindi applicate la carta igienica o quello che avete, carta crespa, quello che avete a disposizione e applicate la colla. In questo modo ne dovete mettere abbondante, mi raccomando, non lesinate, vedete, piano piano. Allora dovete procedere in questo modo, applicarne molta e attendere l'asciugatura, mi raccomando, è importante, poiché dopo andremo ad applicare il prodotto che faccia sì che il paesaggio assomigli, insomma, a un paesaggio innevato. Quindi voi procedete in questo modo. Una volta applicata tutta la carta che ritenete opportuna, lo mettete ad asciugare. Questo è anche un buon metodo per riciclare delle scatoline che non vi piacciono più e dare un tocco un po' particolare. E sicuramente chi lo riceve lo apprezzerà. In genere io quando le ho regalate sono sempre piaciute moltissimo. A chi non piace un paesaggio innevato? Ok, quindi a questo punto lasciate asciugare, mi raccomando, bene bene. Io devo asciugare, devo tenerlo parecchie ore perché qui c'è molto umido. Quindi a questo punto voi lasciate ad asciugare. Quindi una volta che si è asciugato, vedi la carta igienica si è asciugata, dobbiamo utilizzare un prodotto affinché la superficie venga ricoperta e abbia una parvenza di neve. Quindi con una spugnetta voi picchiettate, io sto utilizzando effetto malta. E potete usare anche solo i brillantini, ecco, se non doveste avere niente in casa. Quindi procedete o la pastaneve o nel caso io in questo caso vedete, io ho utilizzato del silicone e poi ho utilizzato questa neve artificiale, la trovate a 80 centesimi un euro. L'applicate su una volta che avete applicato prima il silicone, naturalmente. Quindi a questo punto procedete a picchiettare sopra. Mettetene abbondante, mi raccomando. Nel frattempo, potete, visto che comunque ci vuole un po' perché si asciughi il tutto, procedete a ritagliare le casette da applicare sopra questa superficie.
Allora, quindi una volta che ne avete applicata, dovete applicarne molta, perché le casette devono essere inglobate. Allora, prendete i fogli che trovate tranquillamente al ferramenta. Aspetta che sposto per farvi vedere meglio. Questi sono dei fogli mini casette con faro da 2-2,5. Ci sono anche da 3-3,5. Io, siccome il soggetto è veramente piccolo, queste scatolette sono piccole, le ho prese la misura più piccola. Quindi scegliete le casette che più vi interessano e le ritagliate come ho fatto io. Un paio sono più che sufficienti per, vedete, io ne ho messe un paio. Dopodiché, con la colla a caldo, procedete ad incollarle. Se avete della colla semplice va benissimo anche la colla. Con la colla a caldo fate più velocemente. Procedete ad incollare. In questo modo. Vedete? Piegate dove ci sono le pieghe. Vedete, non potete sbagliare. Anche qui bisogna piegare perché poi qui va il tetto. Ok, una volta che avete piegato tutte le parti da piegare, quindi procedete con la colla a caldo. E procedete ad applicare naturalmente il tetto. Questo lo dovete fare con l'altra casetta, stesso metodo, ok? A questo punto procedete ad applicare sia il pino che anche le casette. Volendo, potreste anche con dei brillantini spolverare, diciamo, la superficie, viene tutta luminosa. Ok, in questo modo viene più luminosa, più natalizia. Una volta che avete finito di applicare le casette, dovete lasciare il tempo che queste si fissino sopra la superficie, ok? Nel frattempo voi potete colorare la base della scatoletta. Allora, io l'ho fatta di questo colore che è abbastanza natalizio. E ho utilizzato del rosso con una punta di nero, perché il rosso rosso a me non piace. Quindi, innanzitutto scartavretate con la carta vetrata, dovete scartavetrare questa parte qui ed eliminare tutte le etichette, cose varie. Poi, per fare le cose nel modo più corretto possibile, bisognerebbe passare una base di fondo gesso. Non l'aveste, potete sempre utilizzare solo acrilico bianco o casomai fate almeno 2-3 passate, ok? Quindi, base di fondo gesso. Prendere la scatola. Procedere.
Se utilizzate un colore scuro potreste anche non farlo sulla base, potreste dare due o tre mani di colore scuro, tipo quel rosso che sto usando io però preferisco fare il procedimento. Se usate colori chiari invece è obbligatorio che dovete avere una buona base per poi eventualmente o applicare tovaglioli o altro a seconda di che tipo di scatola fate, cioè non col paesaggio intendo, è il classico decoupage per con applicazione di carta di riso tovagliolo. Ok, quindi adesso dovete attendere che asciughi la scatolina, mi raccomando. Dovete fare con l'acrilico e poi la terza fase è questa con il colore. Una volta che avete dipinto il supporto del colore che vi interessa, deve asciugare naturalmente. Attendete che asciughi. Una volta asciutta, nuovamente un'altra mano. Attendete l'asciugatura. Una volta asciutta la scatoletta, la parte sotto, prendete un prodotto, vernice luci dall'acqua e un prodotto di finitura. Se aveste uno spray fissativo ancora meglio, Io ho questo in casa, uso questo e si procede a spennellare la scatolina. Per poi farla asciugare. Fino alla fine, copritela tutta. Nel frattempo ho deciso di utilizzare altra pasta neve, malta effetto. Intorno. E anche l'albero. Anche i tetti delle case. Dove non si arriva con la spugnetta, prendete un pennello, procedete in questo modo, mettete ad asciugare. Una volta quindi che le scatole sono ormai asciutte, quindi la finitura che voi avete passato all'acqua, vernice all'acqua lucida o opaca,
si è asciugata, volendo potete anche usare una finitura, quelle a spray, esistono anche quelle nel filamento. La scatoletta è pronta per essere regalata. Naturalmente questa è la base, voi potete redecorarla come più vi piace, con nastri, tutto quello che volete. Siete creative, quindi sicuramente vi verranno idee ulteriori e anche migliori delle mie, ok? E in bocca al lupo con le vostre scatolette, spero di vederne tante realizzate e soprattutto e fatemi sapere se vi è piaciuto naturalmente il tutorial, ok? A presto con l'altro tutorial.